Poracci, finalmente siamo arrivati a luglio e con l'estate giunge anche un mese decisamente caldo per le uscite su Nintendo Switch. Come al solito in questo video andremo a vedere in ordine cronologico tutte le uscite per la console ibrida e mano a mano le inserirò all'interno della tier list del mio hype mensile. Ovviamente vi aspetto nei commenti per sapere se questo mese prenderete qualcosa o farete i poracci al 100% e visto che ce ne sono di titoli di cui parlare, bando alle ciance, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Partiamo! Il 2 luglio è il turno di Biped, un simpatico puzzle game improntato alla co-op in locale dove assumeremo le fattezze di un robottino. La peculiarità di Biped risiede nel sistema di controllo, con la possibilità di muovere indipendentemente le due gambe del robot. Il fulcro dell'avventura sarà proprio l'attraversamento ambientale e la risoluzione di enigmi fisici tramite il posizionamento degli arti, un titolo che mi incuriosisce molto, ma il prezzo leggermente elevato, di quasi 15 euro, non lo rende una priorità assoluta, quindi penso che prenderò Biped al primo sconto. Il 3 luglio dovrebbe arrivare la versione fisica di The Wonderful 101, bellissimo gioco creato da Platinum Games, originariamente uscito su Wii U. La conversione purtroppo non è stata accolta nel migliore dei modi e il prezzo elevato è un bel ostacolo per i nuovi utenti. Se aspettavate la versione fisica, allora il 3 luglio saprete come spendere i soldi. Se già avete provato il titolo su Wii U o lo stile di Hideki Kamiya non vi fa impazzire, potete tranquillamente passare oltre. Un altro titolo di cui mancano ancora informazioni ufficiali sull'eShop è Castle Kong, in teoria previsto per il 4 luglio. Parliamo di un platform palesemente ispirato al mitico Donkey Kong, il titolo che segnò l'esordio di Jumpman, futura icona dei videogiochi. L'idea è carina, ma se il prezzo dovesse confermarsi intorno ai 15 dollari o 12 sterline, per me è fuori misura e il gioco non rientra assolutamente nelle mie priorità. Il 7 luglio un altro porting, questa volta della Full Body Edition di Catherine. Se non avete mai provato il titolo, beh, fateci un pensierino. Si tratta di un gioco che fonde delle sezioni da puzzle game ad altre da visual novel. Ma quello che rende veramente unica l'avventura di Vincent è la direzione artistica fuori di testa. Un anime, dalle forti tinte dark, intriso di un umorismo molto particolare. Certo, il prezzo pieno non è uno scherzo, ma si tratta di una versione espansa di un grande cult della precedente generazione di console, che tutti dovrebbero provare prima o poi. Per me è un acquisto consigliato. Crosscode, in arrivo il 9 luglio, è una lettera d'amore agli action RPG dell'era 16-bit. Lo stile grafico è proprio quello inconfondibile della pixel art dell'epoca, ma il setting è decisamente moderno. Crosscode è infatti un RPG mascherato da MMO, visto che l'avventura ci porterà in un mondo futuro dove Crosswords è il titolo più giocato in assoluto. Qui prenderemo il controllo di Lea, un avatar che ha perso la memoria di chi sia il giocatore dietro la maschera digitale. Un titolo classico ma non banale, graziato da una storia longeva che potrà occuparvi tra le 30 e le 40 ore di gioco. Con tanti arretrati e Paper Mario alle porte, purtroppo non ho spazio per un altro JRPG, ma se cercate un esponente del genere improntata all'action e dal budget ridotto, si parla infatti di 19,99 euro, Crosscode potrebbe essere un'ottima scelta. Il 10 luglio arriverà Deadly Premonition 2, seguito del gioco cult uscito nel 2010. Il primo Deadly Premonition, nonostante gli evidenti difetti, si impose come uno dei nomi di spicco tra gli esponenti della nuova ondata di survival horror e consacrò definitivamente il suo creatore, Swery65, nell'Olimpo dei game designer giapponesi. A Blessing in Disguise, in esclusiva per Switch, si pone l'obiettivo di espandere il già ricco universo narrativo e le premesse per un nuovo capolavoro di nicchia ci sono tutte. Non avendo giocato il primo e presentandosi a prezzo pieno, 49,99 euro, Deadly Premonition, per quanto mi intrighi, non è tra le mie priorità. Per gli amanti del primo episodio, però, è quasi un acquisto obbligato. Sempre il 10 e sempre a prezzo pieno è il turno di Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Il titolo non vi dice niente, ma lo stile grafico vi suona familiare? Beh, semplice, stiamo parlando di Harvest Moon, storica serie che nel 2014 ha cambiato nome in Story of Seasons. Friends of Mineral Town è in realtà il remake dell'episodio uscito nel 2003 per Game Boy Advance, con ovviamente una veste grafica reimmaginata da zero.
perfetta rappresentazione della vita di campagna, se i Life Simulator sono il vostro pane quotidiano, beh, Story of Season potrebbe fare al caso vostro, altrimenti, prezzo pieno per prezzo pieno, non dimentichiamoci che siamo sulla stessa console che ospita Animal Crossing New Horizons, titolo che riceverà un corposo upgrade il 3 luglio. Ed avendo già acquistato il Life Sim di Nintendo, per me Story of Seasons non ha alcuna attrattiva, almeno per il momento. Con Neon Abyss abbiamo un'altra incognita in uscita il 14 luglio. Il roguelike a dungeon procedurali prodotto da Team 17 sembra avere tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel settore. Peccato che non sia riuscita a trovare la scheda sull'eShop, quindi è ancora difficile capire quale sarà il prezzo effettivo. Nell'attesa di vederci chiaro, potete farvi un'idea del gioco su Steam grazie a una demo gratuita. Quindi, per ora per me, Neon Abyss occupa gli ultimi ranghi della tier list. Poracci, sarò onesto, Bounty Battle per me è il secondo titolo più atteso del mese, anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali sull'eShop. Quindi, a fronte di una data incerta, segnata da alcuni siti come il 16, mentre da altri come il 23, e un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 euro, perché sono in hype? Perché ci troviamo di fronte allo smash degli indie game. Bounty Battle è infatti un brawler con un roster composto da 30 personaggi e un totale di 16 stage che vede l'unione di alcuni dei più grandi videogiochi indipendenti degli ultimi anni. A mazzolarsi tra di loro saranno quindi protagonisti di gemme indie come Guacamelee, Axiom Verge, SteamWorld Dig, Dead Cells, Darkest Dungeon e tanti altri. L'idea mi piace tantissimo e quello di avere su Switch anche il fratellino minore di Smash è uno scenario a cui penso di non poter resistere. Per me si tratta di una S-tier. C'è veramente bisogno di presentazioni per Paper Mario and the Origami King? In arrivo il 17 luglio, l'ultimo titolo della saga Mario di carta sembra ripescare a piene mani dagli episodi classici della serie, mantenendo però la semplicità di un titolo come Color Splash. Sebbene ci sia ancora qualche dubbio su combat system e progressione dell'avventura, quanto visto fino ad ora è stato molto convincente. Un'estetica inconfondibile, dialoghi e situazioni esilaranti e un combat system semplice ma dinamico. Insomma, ci sono tutte le premesse per un ritorno in grande stile di Paper Mario ed è per questo che The Origami King finisce diretto nella S-tier. Anzi, lo sapete qual è il problema di Paper Mario? Che dopo di questo c'è il vuoto più assoluto. La seconda metà del mese risulta povera in uscite e a parte la collection dei due Cat Quest, la prima espansione per Minecraft Dungeons e lo schizzatissimo Miwara Kiwase Bazooka, non c'è altro da tenere d'occhio, un vero peccato. Ma ancora più preoccupante è che per ora Nintendo non ha ancora fornito un piano per le uscite future per la seconda metà dell'anno, lasciandoci da agosto in poi con un grandissimo punto interrogativo. Nella speranza che la casa di Kyoto ci delizi con un direct o qualche trailer a sorpresa per riempire i restanti mesi del 2020, io vi aspetto nei commenti. Comprerete qualcosa o farete poracci anche a luglio? Mi raccomando, se apprezzate questo genere di video, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle poro notifiche. Io sono il Poro Michele, in hype, ciao!